Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale di Hippocamper. Oggi parliamo di boiler. Allora, come detto, parliamo di boiler, ma parliamo di una cosa un pochino particolare. Il boiler è la cosiddetta, quella che io chiamo la pentola sul fuoco, quindi è un contenitore in acciaio inox. All'interno è contenuto in questo cilindro che andremo a vedere più nel dettaglio, e sotto ha il gas sostanzialmente. Questo riscalda l'acqua e quando l'acqua si trova a una certa temperatura, impostata da noi, chiaramente stacca e mantiene l'acqua a quella temperatura. Questa tipologia di boiler è quella che va per la maggiore installata su veicoli che sono dotati poi di un impianto di riscaldamento separato, come ad esempio una Truma. Io personalmente ho iniziato con un veicolo con una Truma S3002 e con un boiler nella versione prima di questa che riscaldava l'acqua, quindi i due accessori combinati sempre della Truma. Oggi però faremo una cosa molto interessante, ovvero parleremo del boiler, ma parleremo di questo boiler che è un boiler particolare, ovvero un boiler con una doppia alimentazione, un'alimentazione a gas come conosciamo tutti e un'alimentazione elettrica, cosa che è piuttosto insolita. Lo andremo a descrivere abbastanza dettagliatamente, lo guarderemo un pochino bene e la cosa importante è che lo andremo a sostituire ad un veicolo che ha già un boiler a gas, per dare la possibilità di utilizzare questo acqua calda anche scaldandola mediante resistenze elettriche. Logicamente questo può essere combinato, quindi ci sono due caratteristiche, sia la tipologia di alimentazione sia la velocità di riscaldamento, ma questo lo vedremo nel dettaglio. Prima di fare ciò però iscrivetevi al canale, mettete un like sui video che vi piacciono e attivate la campanella per ricevere notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Vediamo cosa ci viene dato nella scatola se decidiamo di sostituire un boiler ad alimentazione a gas con uno ad alimentazione doppia come questo. Allora, partiamo dai pezzi di carta che sono semplicemente le istruzioni di installazione e le istruzioni di uso e manutenzione. Queste attualmente non ci servono, io gli ho già dato un'occhiata, ma non vi preoccupate. L'unità ovviamente poi la guardiamo bene insieme. Il comando, che è il classico comando, ci viene fornito il 5070, quindi il comando con il termostato, quindi accensione, 50 o 70 gradi, ovviamente 50 gradi funzione estiva, 70 gradi funzione invernale. Ovviamente se lo lasciamo acceso a 50 gradi, quando la temperatura scende sotto un certo valore, sotto un delta impostato dalla fabbrica, lui riparte e riporta l'acqua a una temperatura leggermente superiore a 50 gradi, quindi tendenzialmente la mantiene a 50 gradi. Per quanto riguarda quindi con il coperchietto e il suo cablaggio, il cablaggio va inserito poi all'interno della scheda. Qua dentro, qui dentro c'è un connettore e lo inseriamo qui dentro e poi lo collegheremo. Si può riutilizzare, se volete, anche il comando preesistente, quindi non è necessario utilizzare questo che viene dato in dotazione perché è lo stesso. In più, ovviamente, però ci viene fornito il comando per la 220 volt, quindi l'azionamento di una resistenza o l'azionamento di due resistenze contemporaneamente. All'interno ci sono due resistenze, una da 850 watt, l'altra da 450 watt, quindi possiamo scegliere se utilizzare la prima da 850 watt oppure in aggiunta anche la seconda per un totale di 1300 watt. Questo tipo di alimentazione può essere combinata con l'alimentazione a gas, garantendo una velocità di riscaldamento sicuramente superiore. Per portare l'acqua da 15 gradi a 70 gradi, utilizzando solamente il gas, abbiamo bisogno di circa 28-29 minuti, mentre invece con il combinato gas elettrico possiamo scendere fino a 16 minuti, quindi un risparmio notevole di tempo. Queste sono le dime per poter posizionare i comandi. Qua c'è il raccordo del gas, questo materiale lo mettiamo da parte perché adesso ci andiamo a concentrare direttamente sull'unità e andiamo a guardare, visto che non lo abbiamo mai fatto insieme, andiamo a guardare come è fatto il boiler. Allora, innanzitutto non lo andremo ad aprire perché lo devo montare, quindi insomma ve lo spiego dall'esterno. Poi abbiamo il collegamento con l'alimentazione, questa è la 220 volt e qui abbiamo l'ingresso dell'acqua sanitaria, acqua fredda, qui abbiamo l'uscita dell'acqua calda riscaldata dal boiler stesso. Nella parte laterale abbiamo l'ingresso per il positivo più e meno e dentro potremo collegare poi il connettore della 220 volt su questa presa
multipolo che si trova qui, non so se riuscite a vederla in questo punto qua. Allora, qua sotto c'è l'elettrovalvola, qui viene collegata l'alimentazione del gas, quindi il gas arriva, possiamo anche, ecco, ve lo faccio vedere, questo è il tubo del gas, eccolo qui, il tubo del gas arriva in prossimità, questa è l'elettrovalvola che apre o chiude il gas e quindi permette l'accensione o meno del dispositivo. Nella parte laterale, questa è la parte che noi non vediamo mai, ma è la parte che se traguardiamo possiamo anche vedere, guardate qua su, qua dentro, non so se riuscite a vederlo, questa parte interna è la parte che se voi traguardate dall'esterno riuscite a intravedere, si vede la candeletta, si vede il piezoelettrico e sostanzialmente in questo punto qui c'è il bruciatore. Questo invece, che è molto importante, è il tubo di scarico dell'acqua, della condensa, che spesso tende a chiudersi, ad occludersi, e questo vi garantisce, no, non vi garantisce una corretta accensione. Molto spesso capita di dover rimuovere della sporcizia presente all'interno e quindi è molto importante mantenerlo pulito, quindi ogni tanto va, insomma, verificato. Il boiler è tutto qua, non c'è nient'altro da dire, presenta dei piedini di appoggio per il suo fissaggio, ci vengono fornite anche delle viti. Non c'è niente di particolare da dover dire. A questo punto, in futuro, se vi interessa, possiamo fare un video in cui lo apriamo completamente e accediamo proprio al bruciatore, che è la parte più interna, quella saliente, quella che in genere potrebbe dare dei problemi. Perché quella è una cosa importante, ma intorno ci sono anche dei termistori che consentono, che dicono alla centralina la temperatura o il sistema di sicurezza che stacca nel caso in cui la temperatura continui a superare il valore. Ad esempio, se noi accendiamo il boiler senza acqua, logicamente la temperatura ha un gradiente molto elevato, va molto velocemente verso valori di temperatura molto elevati, la centralina se ne accorge e stacca. Chiaramente la centralina si troverà qua sotto, eccola qua, quindi non ve la faccio vedere perché altrimenti poi mi tocca rimontarla, ok? Adesso andiamo sul camper e la andiamo a sostituire, quindi prima di tutto facciamo lo smontaggio, si accede dall'esterno e si distacca qua, queste viti che si azionano dall'esterno, si leva il tubo del gas, si leva il fissaggio e si estrae e poi si sostituisce con questo. Allora, eccoci fuori al camper. Come vedete, qui ovviamente c'è il boiler che dovremo rimuovere. La prima cosa da fare ovviamente è quello di rimuovere la griglia esterna per poter poi rimuovere la parte interna, quindi la cosa da fare è eliminare queste, come vi ho detto, queste 6 viti. Leviamo anche queste. No, queste sono Torx. Vado a prendere le Torx per levare queste 4 e poi ci rivediamo qua. Rimuoviamo quindi queste 4 viti. Io odio le Torx. Chi si è inventato le Torx aveva dei gravi problemi psicologici. Queste sono quelle viti che fissano il boiler. Infatti sono molto più rigide. Fa un caldo qui. Eccole qua, le mettiamo qui. Ecco qui, abbiamo tirato via le 4 viti di fissaggio. Questo, come vedete, è il foro dove esce il tubino per lo spurgo dell'acqua, per la fuoriuscita dell'acqua che va tenuto pulito. E quindi adesso il boiler è sganciato dalla parete. Quindi adesso svitiamo le 2 o 3 viti che si trovano accanto al barile di fissaggio, stacchiamo tutti quanti i tubi e lo tiriamo via e poi lo andiamo a sostituire.
Allora, dentro abbiamo finito. L'unica cosa che ci è rimasto è una nuova giornata, non so se ve ne siete accorti, è rimontare la parte esterna, la griglia esterna. Quindi fisseremo internamente, mediante queste viti, le quattro viti centrali, fisseremo il boiler alla parete, che comunque è già fissato sul piano, e poi fisseremo la griglia con le sei viti autofiniettanti. Eccole qua. Lavoro terminato, abbiamo installato anche la griglia esterna, il boiler è qui sotto di me, adesso proviamo a fare l'accensione, lo proveremo nelle due fonti di energia, quindi prima di tutto accendiamo come al solito il gas, abbiamo provveduto al riempimento del boiler in modo che la temperatura non si alzi in maniera repentina, successivamente controlleremo l'assorbimento mediante la nostra applicazione. Accendiamo per ora il boiler a gas. Come avete sentito è scattata l'elettrovalvola e si è acceso il bruciatore. Andiamo a questo punto a verificare l'assorbimento utilizzando anche la resistenza, e quindi per fare ciò mandiamo in registrazione il nostro schermo, ok, e lo verifichiamo tramite lo shunt presente. Considerate che questo veicolo ha le batterie installate, ha litio e ha uno shunt per il controllo dei flussi di corrente. Allora abbiamo adesso accendiamo l'inverter, abbiamo un assorbimento che era di circa 6 A, perché abbiamo tutte quante le luci accese, adesso siamo a meno 7 perché abbiamo acceso anche l'inverter. A questo punto andiamo a lavorare con la prima resistenza, accendiamo la prima resistenza, abbiamo un assorbimento di circa 900 watt, in realtà questi sono 850 che derivano solamente dalla prima resistenza. Attiviamo anche la seconda resistenza e stiamo a 1400 watt di assorbimento, in realtà sono 1300 considerando eliminando le luci, quindi siamo sicuri che il boiler funziona, l'assorbimento è corretto. Ok, perfetto, tutto a posto, possiamo consegnare il veicolo al cliente tranquillamente. Adesso spegniamo l'inverter e gli assorbimenti ritornano 87 watt, che sono gli assorbimenti della parte delle luci. Ok, perfetto, interrompo la registrazione. Ecco qua, benissimo, per oggi è tutto, vi ho fatto vedere come si può sostituire un boiler, ma soprattutto ci dà la possibilità il boiler di utilizzare una doppia alimentazione. Questo è credo una cosa molto interessante, perché si può anche eventualmente, se si ha una grossa capacità di produzione di corrente come si ha in questo caso, abbiamo la possibilità anche di farlo andare anche direttamente a corrente, perché tanto il periodo di tempo è abbastanza limitato, quindi è un'altra possibilità che ci viene fornita da questo tipo di installazione, soprattutto perché adesso con le batterie a litio si possono ampliare notevolmente le nostre possibilità di evitare di utilizzare il gas, ok, di riduzione dei consumi del gas. Perfetto, per oggi è tutto, se vi è piaciuto il video chiaramente mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo, e come al solito ci vediamo alla prossima.